Ciao ragazzi, siete pronti per la sbustata più epica della storia? Bam! Imperatore dell'oscurità! Ragazzi, questi qui sono gli SPAC che portano 8 structure deck di Imperatore dell'oscurità. Che facciamo? L'apriamo? E dai, allora, ce l'abbiamo già uno fuori perché abbiamo un sacco di box già aperti. Diciamo, che cosa ci sta qua dentro? Ci sta il ritorno di un mazzo incredibile e soprattutto antimeta. O, diciamo, pronto a spaccare i sederi a tutti quanti durante i tornei professionistici. Andiamo a vedere perché. Anzitutto, chi se lo ricorda? Erebus, il più matto di tutti. È una carta che troviamo qua dentro. Apriamolo, va. Così vediamo il contenuto dello structure. Allora, facciamo un'apertura guidata, piano piano. Perché c'ho... no, chi se ne frega, lo distruggo. Bravo, è andata così. Allora, ecco qua. Come al solito gli structure si suddividono in 3 mega compartimenti. Abbiamo libricino introduttivo, dove ti dicono anche le guide su come giocare il tipo di mazzo, far vedere le varie combo, qualche consiglio, perché siamo tutti bravi, ma insomma qualche consiglio ci fa sempre bene. Eccolo qua, qualche spiegazione. Poi il libricino, questa è la seconda parte, sì, libricino, scusate, il tappetino, che sembra un libricino però quando lo apri poi diventa un tappetino di carta di dubbia qualità. Bello, bellissimo, guarda qua, eccolo qua, l'altro verso. Bobo, sto aprendo tutto al contrario oggi. E poi terza parte, quella più importante di tutte, è il mazzo. Da-dan! Cominciamo subito con una carta che è presente anche sul tappetino, che è Ether, il monarca celeste. È un figo incredibile. Ether e Erebus sono due tipi pazzerelli. Andiamo subito a vedere, va? Ho preso il coltellaccio. Non vi preoccupate, lo dico sempre e comunque. Le carte qui non gli facciamo male. Usiamo i coltellacci solo per aprire i box e gli structure e i box speciali e tutto quello che vedete nei nostri video, che tra l'altro, se vi piacciono, iscrivetevi ragazzi, commentateci, fateci sapere quello che pensate, scrivetelo nei commenti, scriveteci nei commenti cosa ne pensate di questo incredibile mazzo, che inutile che ve lo dico, è andato a ruba nell'arco di 2 giorni, e infatti ci siamo dovuti sbrigare a prendere copie su copie. Allora, eccole qua i due matti della situazione. Questi ti spaccano il sedere a metà perché potete vederlo voi stessi. Hanno degli ottimi effetti zombie e fate che vanno. Oh, vediamo un po' la composizione, anzi, va. La potete leggere come al solito nel retro dello structure deck. Lo potete anche trovare su internet. Ma insomma, vederle dal vivo è sempre meglio. Guardate qua che belle magie. E poi cominciamo con questo, è un grande classico: Caius, il monarca dell'ombra, le common, Starborg. Diciamo, ci sono tutti i monarchi. Che c'ha di buono sto mazzo, ragazzi? Lo domando a voi, anche se poi alla fine qualche cosina ve la dico. C'è di buono che praticamente è un mazzo quasi completo. Quasi completo per giocare anche i tornei. Quindi, cioè, ragazzi, se volete fare il vostro primo salto all'interno di un torneo professionistico, ecco, questo è un mazzo che potete portare tranquillamente. Non vi costa neanche tanto metterlo su, ragazzi. Il matematico è stato ristampato qua comune. È una carta che ci è piaciuta tantissimo negli anni passati, nel tempo passato. Torna prepotente, common, eccolo qua. E come dicevo, il mazzo comunque sia è super giocabile. È bella, oh, questa qui, questa avanzata è una grande carta. È facile da comporre fondamentalmente, e pure abbastanza facile da giocare. Toh! Guardate un po', se non lo sapevate, mi sono dimenticato di dirvelo, ma insomma, stiamo sbustando apposta. Carica anime è stata stampata common. Chiaramente ci sono modi per realizzare il mazzo, che è una figata, perché comunque sia molte carte sono ritrovabili, però sapete, raga, pedulire e averci un mazzo pronto per giocare, insomma, è una cosa che a noi ci piace tanto. Che c'ha di buono sto mazzo? Sto mazzo... oh, che figo sto segnamostro. Sto mazzo gioca facilmente senza extra. Quindi vi siete risparmiati una mina enorme da spendere. Secondo, il mazzo è figo, le carte hanno un'arte incredibile, cioè, sono proprio belli. Vogliamo prendere i due boss? Eccoli qua, cioè, che sgravo, ormai hanno sgravato. Come avete visto, il mazzo già con un solo structure deck non è male, certo con 3 è meglio. Se volete sapere come partecipare a un torneo, guardate un pochino il link sopra di me, che vi aiuterà insomma a darvi qualche spintarella per iniziare nel modo migliore. E soprattutto ragazzi, affrettatevi, perché come avete visto il mazzo è una bomba, cioè sono delle ristampe incredibili ed è già quasi finito. Quindi al laboratorio che sta in via Cassia 686 sta a finire. Venite a Roma, se siete di Roma venite qua, perché vi aspettiamo.
Quindi iscrivetevi se vi è piaciuto questo video e siete curiosi di vedere altre sbustate, altri video di Yugi e non solo. Commentate, perché raga, il mazzo è una figata, è un'idea della Konami eccezionale, comunque sia. Ci trattano bene, la Konami ci tratta benissimo. E spolliciate in su sto video, perché dai, regà, ne faremo altri ancora più fighi. E quindi vi saluto con uno Stay Lab!